ragiono come tutti i cittadini, l'ospedale è fatto per curare i pazienti e di metterli sani, e quindi tutto quello che non c'entra nulla con la sanità, centri commerciali, vetrate che poi devono essere pulite dai rocciatori e altre robe del genere, non le vogliamo più. Linee essenziali e funzionalità. Pedemontana si parte, anzi è già in corso, adesso ci sono delle scelte che avete fatto come giunta, come le delibera di giunta, cosa dici come giunta? Pedemontana è una partita chiusa, finanziata, adesso basta realizzarla e fare veloci, ma soprattutto una grande novità in questi 99 km, l'esenzione per gli studenti fino all'età dell'università e quindi a completamento università e dei pensionati e un 50% per tutti il resto dei cittadini. Il pedaggio del Chimerofista? Ma il pedaggio verrà fissato dalla società che è concessionaria. A noi interessa ricordare che questa autostrada, questo nastro di 99 km servirà bene il territorio perché avrà 16 caselli che interesseranno 36 comuni. Era una strada necessaria? Ma è fondamentale, pensi solo ai collegamenti Treviso-Montebelluna, Treviso-Bassano, Montebelluna-Bassano. È di fatto un grande passante che passa est-ovest nel Veneto e va al di sotto della fascia pedemontana. Realizzazione nel 2016? Beh, l'obiettivo è quello di pensare che in 4 anni si possa realizzare. C'è anche da dire che l'impresa che è lì ha solo interesse di far veloce perché guadagna prima. Il costo sarà per la regione? Il costo totale dell'opera sarà di 2 miliardi 258 milioni di euro, che è il costo dell'appalto, dopo ovviamente finanziata con fondi propri, con fondi dell'impresa privata e con fondi nazionali. Diceva che 10 anni fa si è partiti da 1,2 miliardi, come è lievitato tutto questo, come è cambiato oltretutto non solo il mondo ma anche il progetto? Ma è cambiato il mondo, ma soprattutto ricordiamolo che i 2 miliardi 258 milioni di euro nascono dal fatto che abbiamo voluto trasformare un nastro d'asfalto che correva sul piano campagna in un'autostrada, in una superstrada in trincea, che significa che l'impatto ambientale è quasi zero. E certo è che questa infrastruttura diventerà un'opera simbolo per il Veneto. Presidente, scusami, venendo ai temi nazionali, domani il Presidente del Consiglio Letta chiederà la fiducia in Parlamento. Che cosa si aspetta? Secondo lei quali sono le priorità? Beh, che la fiducia non ce l'ha da parte dei veneti, visto e considerato che questo governo ha fatto di tutto, si è inventato nuove tasse, addirittura una mutuando una parola veneta che è Tasi, e che è anche un insulto per i veneti, ma non ha avuto il coraggio di fare quello che doveva fare, ovvero applicare i costi standard e fare risparmiare 30 miliardi di euro a quelle istituzioni, a quelle comunità che sprecano quotidianamente. Presidente, a Padova Rossi ha lanciato questa nuova protesta dei sindaci virtuosi di spegnere le luci per un'ora. Mi dispiace perché ci rimettono i cittadini, però è ragionevole la protesta visto e considerato che una comunità virtuosa come quella veneta, dove dei 581 comuni non ce n'è uno in dissesto finanziario, cosa che in Italia soprattutto ad alcune latitudini non accade, non capisco per quale motivo noi dobbiamo ancora tirare la cinghia, ancora punire i cittadini con l'IMU. Noi non siamo d'accordo, si spengono le luci, si chiudono i municipi, si faccia la protesta perché è l'unica cosa che questi a Roma capiscono. Si potrebbe fare una protesta simile in regione? Ma noi siamo disponibili, abbiamo già fatto fra l'altro in altre occasioni di spegnere le luci, le spegniamo anche noi, se serve non è questo il problema. Condivido anche la protesta di chi anche in queste ore sta protestando, nel momento in cui questa protesta nell'alveo della legalità e del rispetto delle regole ben venga, perché comunque si solleva un grido d'allarme dal Veneto, Veneto che ha conosciuto i suicidi nelle aziende, Veneto che conosce una tassazione insopportabile, Veneto che oggi ha delle partite IVA e dei lavoratori che sono dei veri e propri eroi. A me risulta che questa sia una prerogativa in parte del Presidente della Repubblica, vista la Costituzione, in parte del Parlamento, perché se il Parlamento si scioglie automaticamente, ci sono delle condizioni per cui non c'è più un governo che ha la fiducia, si va a votare, piaccia o non piaccia a chiunque. La verità è che la partita delle elezioni è una partita che viene invocata nel momento in cui non si risolvono i problemi. Non condivido la posizione del Presidente Napolitano rispetto all'indulto e all'amnistia o questa visione di svuotare le carceri, ma dico piuttosto che se c'è una cosa da fare è rispettare le vittime di chi ha commesso reati e piuttosto che svuotare le carceri, viste le condizioni disumane nelle quali i carcerati vivono, facciamo nuove carceri. Vedo che ci sono molte isole abbandonate a Venezia, in Laguna, magari approfittiamo anche di qualche isola abbandonata. Si vocifera di una possibile candidatura di Variati, cosa ne pensa? Beh, che è il sale della democrazia, io spero siano tanti i candidati
alle regionali, è il sale della democrazia e anche l'occasione perché i veneti possano poi interrogarsi fino in fondo su progetti, programmi e tutto quello che sarà. Senta, prima ho parlato di aziende, abbiamo già parlato tante volte del fatto che molte aziende decidano di andare a investire all'estero, sono anche sempre di più le email che arrivano a tantissime aziende del tipo vieni a investire in Carinzia o in altri posti all'estero. Ma sì, purtroppo non solo a Carinzia, ci ha provato anche la provincia autonoma di Bolzano con queste lettere che sono davvero e proprio dumping. E io dico che è facile fare gonfiare il petto, far prove muscolari di fronte a una comunità dove gli imprenditori sono pionieri, pagano una tassazione che ha una pressione del 68,5%, dove tu sei letteralmente massacrato da un sistema paese che è contro l'impresa, e capisco che queste lettere sono un raggio di sole, però questa non è la soluzione, è una guerra tra poveri che poi alla fine si ritorcerà contro tutti noi, e quindi il problema va risolto alla base. Presidente, scusi, tornando alle proteste dei cosiddetti furgoni che sono in tutta Italia, diciamo il Veneto è stato quasi un po' risparmiato dagli episodi di violenza che ci sono stati per esempio a Torino, ma non è una deriva un po' pericolosa questa dei blocchi? Sai, i blocchi fondamentalmente poi vanno a penalizzare i nostri veneti, i nostri cittadini. Io spero che queste manifestazioni continuino nell'alveo della protesta, della sensibilizzazione, ma non della paralisi, perché poi ci sono dei cittadini che devono andare al lavoro, che devono andare magari a accudire dei parenti anziani, ammalati. Insomma, c'è una miriade di varianti. C'è anche chi cerca di sbarcare il lunario spostandosi in auto, no? E spero che il tutto continui nella protesta civile come è accaduta fino a questo momento e che non trascenda come è accaduto a Torino.